Radio Radicale, siamo col professor Alberto Asorrosa per parlare della polemica che ha riguardato la statua di Gabriele D'Annunzio a Trieste. Come saprete, c'è stata una grossa polemica per questa statua che è stata eretta nel capoluogo giuliano e in qualche modo ci sono state anche delle proteste diplomatiche da parte della Croazia che hanno accusato D'Annunzio di essere una figura, diciamo, irredentista, memori dell'impresa di Fiume. Allora, lei che cosa pensa? Ma io penso che il caso sia sopravvalutato. Non c'è alcun dubbio che nell'impresa fiumana di D'Annunzio ci siano componenti che hanno preceduto e agevolato l'ascesa del fascismo. Ma rinchiudere la figura di D'Annunzio in un cliché di questa natura mi sembra al tempo stesso eccessivo. D'Annunzio è stato un poeta di notevole livello, con una produzione poetica che non ha niente a che fare con la sua vocazione militarista e irredentista. Quindi trovo che il caso sia eccessivamente gonfiato. Senta, lei direbbe che D'Annunzio è stato nella sua vita politica anche da parlamentare un uomo garantista. Oggi D'Annunzio respingerebbe le politiche di Salvini facendo quel gesto di andare verso la vita come fece quando ci furono i moti del 1897-98 protestando contro le leggi liberticide? Guardi, nel corso della sua esistenza intellettuale e personale, D'Annunzio ha recitato moltissime parti. È stato a sinistra, è stato a destra, si è schierato a favore della povera gente, si è schierato a favore delle iniziative militariste che avrebbero portato alla Prima Guerra Mondiale. Io trovo che sia più corretto interpretare e valutare D'Annunzio come poeta autentico, con i suoi limiti, ma diciamo come poeta, piuttosto che come interprete di varie forme della militanza politico-culturale, nel corso della quale ha dimostrato sovente una superficialità e un estremismo che ovviamente non si possono condividere né in un senso né nell'altro. Ecco, quindi lei non avrebbe impedito la nascita di questa statua? No, non mi sarei sentito ferito come è accaduto, diciamo, da una parte e dall'altra, dentro i confini italiani e soprattutto fuori dei confini italiani. Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio il professor Buon Alberto Asorrosa. lavoro.